Questo programma è offerto da Logic Computer, tutto per il personal computer, a Taranto, in via Nizzi 18B, telefono 099 453 3770. 30 anni fa siamo stati tra i primi in Italia ad intravedere un futuro nel personal computer e negli anni successivi a scommettere sui dispositivi mobili. Per questo, nel 1995 abbiamo creato Logic Computer, a Taranto, il punto vendita e centro d'assistenza di più lunga data, che trovi comodamente nel cuore della città. Da noi trovi prodotti, soluzioni e supporto per aziende, liberi professionisti, dal grande server alla piccola postazione, dalle periferiche al materiale di consumo. Ma Logic segue da sempre anche i privati, nella scelta e nella soluzione dei problemi dei computer e dispositivi mobili. Tutto con la stessa professionalità e lo stesso entusiasmo di sempre. Logic, una scelta di passione. Caffè Tabacchi Ricevitoria di Simonetti Pietro, via Umbria 186, Taranto. La qualità, l'eleganza e la gentilezza e il sorriso verso il cliente. Un marchio di garanzia, Illy Caffè. Finalmente un bar fornitissimo e ricco di servizi. O Babaluba, la magia degli sconti. Shopping for Credit Point. Puoi acquistare direttamente i coupon senza alcun costo aggiuntivo. Match Point. Vivi con noi l'emozione delle scommesse calcistiche. Vendita biglietti Stadio Iacovone, il fascino della passione rosso-blu, sala slot ed ancora altri servizi, voucher, bollette, post-pay sempre disponibile, aperto tutti i giorni dalle 6.30 alle 21, compresa la domenica. Marturano Materiale Elettrico, via Rintone 23, Taranto. Materiale elettrico civile, illuminazione, antifurti, videosorveglianza e tanto altro. Vendita di lampade LED, serie civili componibili, sistemi di videosorveglianza, materiale per installazione di impianti, materiale per antennisti. Prodotti della Bimarb, Ticino, Gevis, lampade Rare, Vutac, antenne MS e Televes. Illuminazione per interni ed esterni, prezzi competitivi e convenienti. Siamo disponibili per consulenze preventivi gratuiti. Marturano Materiale Elettrico, via Rintone 23, Taranto. Scegli oggi il tuo futuro. I Viennesi Group è la scuola ok per i parrucchieri di domani. Scuola parrucchieri, i Viennesi Group. Corsi di formazione professionale per acconciatori, riconosciuti dalla provincia di Taranto e con validità europea. Se la tua voglia di avere successo è tanta, contatta subito i Viennesi Group, la scuola per acconciatori con grandi aspettative. Ci trovi a Taranto in via Plinio 121 e via Dalmazia 91. Telefono 320 81 38 169. www.iviennesigroup.com. Ristorante La Fattoria. La storia, l'eleganza, la tradizione, la qualità dal 1984. Servizio impeccabile, si contraddistingue da sempre per le sue specialità a base di mare. Vini selezionati. Locale climatizzato, spazi ampi e confortevoli per pranzi, cene di lavoro e per ogni vostra ricorrenza. Servizio catering per le cene a casa vostra. Ristorante La Fattoria, via Abruzzo 9, Taranto. Telefono 099 736 2560. Le bontà di Barbara Salis, via Oberdan 9, Taranto. Prodotti tipici della Valle d'Itria. Latticini freschi, formaggi di mucca, pecora e capra, latte fresco, salumi, pasta fresca e secca, pane casereccio, farine, biscotti, taralli, riselle, oli locali, conserve sott'olio, confetture, miele, legumi, frutta fresca, vini, caffè, pasticceria artigianale, gelati. Le Bontà è aperto tutti i giorni della settimana, dalle ore 8 alle 14 e dalle ore 17 alle 20:30, compresi giovedì pomeriggio e domenica mattina. Riposo settimanale domenica pomeriggio. Le Bontà, qualità e convenienza. Via Oberdan 9 a Taranto. Unione Sindacale di Base. La trovi a Taranto Talsano in piazza Lo Iucco. Attività sindacale in tutti i settori, pubblico e privato. Circa 300.000 iscritti a livello nazionale e 2.000 a livello locale. CAF, servizi di base, patronato, assistenza previdenziale, consulenza ed assistenza fiscale, assistenza legale. USB c'è, il sindacato dei lavoratori fatto dai lavoratori.
Cioccolateria Caffetteria Bernardi, a Taranto in via d'Aquino 1 ed in via Abruzzo 31. Cioccolato artigianale, tradizione storica tramandata da padre in figlio, prodotti caratteristici ed esclusivi, frutta varia ricoperta di cioccolato, pasticceria fresca e torte di vario tipo. Non solo cioccolateria, ma anche buffet e catering per tutti i tuoi eventi. Stile e raffinatezza nella presentazione dei prodotti. Eleganza dei locali. Bernardi non è solo a Taranto, ma in diverse realtà pugliesi. Amici telespettatori, buonasera. Vale il nostro adagio ormai storico: non è venerdì se non c'è Polifemo. E grazie al cielo ci siamo ancora una volta. Una puntata senza nulla togliere alle altre, a quelle precedenti e a quelle future, di alto spessore, di rilievo. Parleremo di tanti argomenti, parleremo di occupazione, di ambiente, di sviluppo del territorio, ma anche di tematiche che viviamo ogni giorno, la questione immigrazione, poi tutta quella contrapposizione che si sta creando in Italia a proposito dei diritti civili. E allora erano necessari ospiti di altrettanto di pari spessore. A cominciare dal senatore Giovanni Battafarano, buonasera senatore, segretario nazionale dell'Associazione Welfare e Lavoro, nonché a capo della segreteria del senatore Cesare Damiano e anche presidente dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Quindi una figura storica, quella di Battafarano. Devo dire, Battafarano, lei ha il dono dell'eterna giovinezza, cioè l'elisir dell'eterna giovinezza. Beato lei. Quando dici storica, però, non significa qualcosa del passato. No, la storia è anche riferita al presente e al futuro. È una figura giovane ma altrettanto battagliera e che si sta affermando molto ma molto sul territorio ionico. Mi riferisco a Maurizio Baccaro, segretario provinciale di SEL, quindi rappresenta la realtà di Vendola, e poi ci dirà anche cosa è, passatemi questo gioco di parole, questa cosa rossa. La cosa, non l'assessore comunale, quello lo lasciamo perdere. E Angelo Fiore, il professor Angelo Fiore, lui è il coordinatore provinciale di Taranto di Popolari e Liberali, per intenderci l'area di Giovanardi. E cercheremo anche, se saremo fortunati, a collegarci telefonicamente con il senatore Giovanardi, è impegnato in un convegno, vedremo se riuscirà un momentino a liberarsi. E comunque con Fiore parleremo anche delle scelte di Giovanardi, quindi dei Popolari e dei Liberali, di uscire dall'area, no? dalla realtà dell'NCD, del nuovo centrodestra, capire gli orizzonti futuri, e parleremo ovviamente di queste tematiche, soprattutto con lei, professor Fiore, dicevo, di immigrazione, dei diritti civili. Sono delle materie, delle problematiche rispetto alle quali siete molto ideologizzati. E allora andiamo subito in medias res. Le piace il latinismo, professor Battafarano? Ogni volta che vengo in questa trasmissione vedo che il tuo latino migliora sempre più. Passano gli anni, sono passati ormai 20 anni dalla maturità classica, per cui un po', però certi insegnamenti insomma rimangono. E allora, senatore Battafarano, partiamo dalla problematica dell'occupazione, gli sforzi del governo Renzi, e però una crescita che si è registrata numericamente, statisticamente anche in Puglia, e invece anche con riferimento alla realtà delle imprese locali ioniche, una controtendenza a Taranto per quanto riguarda l'occupazione. Forse siamo il fanalino di coda, la Cenerentola, forse siamo sfortunati. C'è qualcosa però che proprio relativamente alla città di Taranto non va. E il fatto è ancora più significativo se si considera che è appunto in antitesi, in controtendenza rispetto a un quadro comunque crescente che è quello pugliese.
Dunque, effettivamente da alcuni mesi è in atto una ripresa economica. Come è noto, abbiamo avuto 7 anni di crisi durissime in cui abbiamo perso centinaia di migliaia di posti di lavoro in Italia, ma in tanti paesi europei. Poi da qualche anno si è registrata una ripresa, specialmente negli Stati Uniti, successivamente in Inghilterra, in alcuni paesi europei, adesso anche debolmente in Italia. E crescono anche i posti di lavoro, anche se in misura contenuta. Naturalmente, quando dico questi dati, dobbiamo sempre tenere presente la partenza iniziale. Questo aumento dei posti di lavoro stabili dipende in parte dalla trasformazione di vecchi contratti precari, da un altro lato invece di una crescita vera e propria. Questo è legato anche al fatto che, come è noto, da partire da quest'anno le nuove assunzioni a tempo indeterminato godono di notevoli incentivi fiscali, in pratica non si pagano i contributi, quindi c'è un risparmio di circa 8.000 euro all'anno. Per quanto riguarda la situazione pugliese, effettivamente c'è una crescita anche in Puglia. Il dato tarantino negativo è probabilmente legato al fatto che noi abbiamo un grande problema irrisolto, che è il problema dell'ILVA, nel senso che è necessario procedere alla ambientalizzazione dello stabilimento siderurgico. Questo processo però sta tardando notevolmente, nonostante i numerosi decreti votati dal Governo e dal Parlamento. Quindi l'ILVA non tira più come in passato, quindi questa indubbiamente è una voce robusta. Ecco, anche la portualità... C'è anche la questione però relativamente all'ILVA, è il mercato che la condanna, a prescindere dalle vicende giudiziarie o dagli interventi, però c'è un mercato che chi ha paura di perdere l'ILVA potrà sicuramente perderla a causa del mercato del settore. Ma indubbiamente l'ILVA ha perso anche recentemente alcune commesse e si spiega col fatto che, non essendo, come dire, un interlocutore pienamente affidabile, il committente spesso preferisce rivolgersi ad altre aziende siderurgiche che danno più affidamento sulla possibilità di portare a termine le commesse in tempi rapidi. Quindi c'è da augurarsi che finalmente questo processo di risanamento ambientale con relativo piano industriale dell'ILVA si possa realizzare, perché in questo modo, se l'ILVA si rimette in moto, una parte dei problemi si potrà risolvere. Poi c'è il porto, parlavamo del porto. L'altra criticità è legata al porto, nel senso che è andato via il precedente operatore portuale, e quindi Evergreen, e quindi TCT. È chiaro quindi che il governo è impegnato a trovare un nuovo operatore portuale. Sino a quando questo nuovo interlocutore non si individua, la portualità, che doveva essere una delle carte fondamentali per lo sviluppo del territorio ionico, mostra anch'essa le sue difficoltà. Abbiamo recentemente aiutato a risolvere il problema del call center Teleperformance. Il Parlamento ha recentemente approvato un emendamento che salva i posti di lavoro dei lavoratori in caso di cambi d'appalto, cioè se c'è un cambio d'appalto il lavoratore conserva il posto di lavoro anche con la clausola sociale. È stata una bella conquista, è stato un emendamento approvato sostanzialmente da tutto il Parlamento e quindi, grazie anche al gioco di squadra con i sindacati, con i lavoratori, con le imprese più responsabili dei call center, okay, ce l'abbiamo fatta. Quindi, come dire, il quadro tarantino presenta queste criticità, c'è da impegnarsi molto per risolverle e quindi per far sì che anche Taranto possa rientrare in questo trend pugliese e nazionale. Un piccolo assaggio di pubblicità verbale. Vedete questi addobbi floreali davvero belli alle spalle, visto senatore Battafarano? Grazie di aver collocato i fiori alle mie spalle. La mettiamo in una verde idea, come appunto il nostro sponsor, Verde Idea di Antonio Maruccia, sito in via La Zazzera 45A a Taranto, piante e fiori, creazioni floreali per ogni cerimonia. E anche qui vedete, sia alla mia destra sia alla mia sinistra c'è del verde, sembra quasi una foresta urbana Battafarano, come quella famosa che doveva sorgere ai tamburi. E allora, Maurizio Baccaro, segretario provinciale di SEL. Intanto diciamo qualcosina su questa, perché SEL, se non ho interpretato male,
è sciolto o si sta sciogliendo e dovrebbe confluire, dovrebbe dar vita, no? Entrare in una nuova realtà, in un nuovo soggetto, diciamo, costituendo. Intanto quindi una prima chiarificazione, diciamo, di natura proprio politica, partitica. E poi parliamo dei provvedimenti del governo. Voi siete chiaramente all'opposizione. Cosa non vi ha convinto della linea del governo relativamente a Taranto? Perché il governo strombazza i decreti cosiddetti salva Taranto, che sembrerebbero però salva Ilva. Perché molte volte venite tacciati come il partito del no, no? Il signor no, che deve dire no a tutti i costi. Anche questo è stato bacchettato, rimarcato da Confindustria, no? Non si può dire no sempre e comunque. Partiamo dalla domanda più politica, che è quella che riguarda il futuro politico di Sinistra Ecologia e Libertà, che è, diciamo, un futuro che va speso verso la costituente di un soggetto nuovo a sinistra e unitario. Quindi abbiamo scelto di fare un gruppo parlamentare unitario assieme a diverse figure che sono uscite, diciamo, dal Partito Democratico dopo una serie di attività politiche che sono visibili un po' da tutti nel territorio, il Jobs Act, una serie di interventi, insomma, che non hanno molto a che fare con diciamo, quelli che sono le esigenze di sinistra che ci sono nel paese, che poi sono le domande che ci facciamo un po' tutti. Qual è il programma politico, qual è l'idea di società che può avere un governo alternativo ai governi liberisti che si sono susseguiti in questi anni? Finora, diciamo, noi non l'abbiamo intravista, abbiamo anzi visto a maggior ragione con il governo Renzi una spinta verso una sorta di blairismo di ritorno, quindi una sorta di governo liberale con un po' di socialismo, che è una ricetta che è fallita in Inghilterra, è fallita, diciamo, nei paesi europei dove è stata portata avanti. Anzi, noi temiamo che, come le statistiche dicono, ci fanno notare, l'Italia è il paese d'Europa insieme all'Inghilterra, questo è un dato di fatto, nel quale la disparità dopo gli Stati Uniti tra ceti più bassi e ceti più alti è la più elevata di tutti i paesi europei. Perché dobbiamo fare la fine del Quindi, Brasile. Diciamo che in una situazione come questa c'è bisogno di più welfare dentro il nostro paese, c'è bisogno di riforme del lavoro che guardino davvero alle esigenze sociali. Noi crediamo che per rispondere a tutto questo sia necessario una forza di sinistra che guardi a queste istanze. Ecco, i decreti, i provvedimenti del governo Renzi non convincono la sua realtà politica. Certo, io faccio solo questo passaggio perché Sinistra Ecologia e Libertà si scioglierà quando faremo un congresso. Dal 15 al 18 gennaio avvieremo una costituente di sinistra e quindi chiameremo insieme a tutti i soggetti questa sorta di ragionamento complessivo che guardi in maniera più larga e più laica possibile alla società per costruire un nuovo soggetto. Mi auguro che Landini, diciamo, che fa un lavoro importante anche molti fuoriusciti dal PD. Sì, ma vede, io per esempio chissà se anche Civati sarà della cosa. Penso all'onorevole D'Antona, no? Che è uno dei, diciamo, principali protagonisti della scrittura del programma d'Italia Bene Comune, quindi una figura molto vicina a Bersani, una figura che ha dato vita a quell'idea che avevamo noi di governo con Bersani. Fassina e D'Attorre. D'Attorre, infatti, D'Antoni mi sembra. Fassina e D'Attorre, diciamo, D'Attorre è un caricarvi un centrista non sarebbe stato molto. Una di quelle figure, diciamo, importanti, uno dei giovani più dentro al PD, diciamo, che sono stati protagonisti di riscrivere un programma riformista per il paese che oggi è disatteso dal governo Renzi. Ecco, andiamo alla situazione di Taranto, alla linea del governo. A Taranto assistiamo a numerosissime visite ormai del sottosegretario, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, onorevole De Vincenti, che oramai è quasi di casa a Taranto.
cosa non vi convince? Noi siamo stati, diciamo, fortemente critici, abbiamo anche votato contro all'ultimo decreto Ilva per dei motivi che sono tutti lì vicino a quella fabbrica e non solo su quella fabbrica, perché quando noi vediamo che ad oggi non c'è ancora un cronoprogramma certo dei lavori da fare, cioè noi abbiamo detto che quell'azienda privata non era in grado, o meglio, non aveva assolto alle cose che noi gli chiedevamo, cioè avviare un processo di ambientalizzazione, i lavori per rifare le cokerie, i lavori per la copertura dei parchi minerali, il monitoraggio in continuo con le BAT, le nuove tecnologie per quell'azienda. Ora, questi sono elementi fondamentali perché un'azienda significa che investe nel suo rifacimento, nel suo rinnovamento e quindi può stare sul mercato così come lo sta, come sono le aziende in Germania, così come sono negli altri posti dove si può produrre acciaio senza offendere la salute dei cittadini. Questo il privato lo ha disatteso, a un certo punto è intervenuto lo Stato e ha deciso che quell'azienda andava commissariata, un provvedimento che noi abbiamo visto con favore perché il commissariamento di un'azienda così importante per l'occupazione e per la produzione del paese, perché l'Italia ha diversi milioni, mi pare 12 milioni di tonnellate d'acciaio all'anno, che è una quota europea assegnata al paese, quindi quando si parla di fallimento perché l'azienda va indietro rispetto alle commesse, a me la cosa fa un po' sorridere, perché se la comunità europea, che è la comunità fondata sull'acciaio e sul carbone, definisce in un paese uno dei più industrializzati del suo continente 12 milioni di tonnellate di produzione d'acciaio, beh, allora se fallisce questa azienda perché non ci sono le commesse, qualcuno mi deve spiegare questi milioni di tonnellate di acciaio che sono definite di produzione per quello che serve all'Europa, dove vanno, okay. E chi ha deciso che vadano da qualche parte. Dopodiché il punto è, il governo ha deciso di fare questo, quindi non ha deciso di chiudere quella fabbrica perché inquina, ha deciso che va commissariata per fare le cose che non sono state fatte, quindi produrre senza inquinare. Dov'è un cronoprogramma certo, oltre ad andare a scontare dell'AIA l'80%, cioè dire al commissario tu se fai l'80% delle prescrizioni AIA sei in ordine con la legge, ma l'80% senza mettere degli interventi economici, quindi senza indicare chiaramente copertura parchi, agglomerato, quindi gli interventi più importanti, rischia di essere, diciamo, un intervento economicamente non molto rilevante, ma soprattutto che serve a galleggiare ma a non dare risposte certe ai cittadini. È il momento del professor Angelo Fiore, coordinatore provinciale di Taranto di Popolari e Liberali, l'area che fa riferimento al senatore Giovanardi. E allora, Fiore, intanto Giovanardi e il suo gruppo hanno deciso di lasciare il nuovo centrodestra, quello di Angelino Alfano, per intenderci. Quali sono state le motivazioni e poi ovviamente come vi state organizzando, dove vi state indirizzando e poi ovviamente anche il suo giudizio relativamente alla linea del governo nei confronti della città di Taranto? Sì, allora intanto per quanto riguarda questo fatto, diciamo, nuovo, dell'uscita dal nuovo centrodestra del gruppo facente parte dell'area Giovanardi e la conseguenza di fatti che si sono verificati negli ultimi mesi, anzi possiamo dire da un annetto a questa parte, ed è la conseguenza di quella che era l'intesa iniziale con la quale il nuovo centrodestra ha aderito al governo Renzi per portare a termine una serie di riforme, così come era stato suggerito ed auspicato dallo stesso presidente del partito all'epoca, Silvio Berlusconi, perché non dimentichiamo che il nuovo centrodestra nasce dallo scioglimento del PDL, PDL che aderì appunto al governo Renzi per dare la possibilità al paese di ottenere, di portare a termine quelle riforme che altrimenti non si sarebbero potute fare, e
si sarebbe verificata un nuovo scioglimento del Parlamento e quindi elezioni anticipate con una vecchia legge che avrebbe prodotto esattamente quello che era stato prodotto nelle ultime elezioni. Quindi nasce questa formazione, il nuovo centrodestra, il termine dice tutto, per traghettare l'Italia verso queste nuove leggi e quindi successivamente andare alle elezioni. Evidentemente in questa nuova formazione qualcuno ha inteso male e ha inteso uniformarsi e assoggettarsi a quella che è la linea del governo e quindi diventare filorenziani. Questo al gruppo facente parte appunto del senatore Giovanardi non è andato giù e quindi abbiamo avuto la fuoriuscita con Giovanardi, Di Quagliarelli ed altri e soggetti che stanno dando vita. Noi sabato e domenica, quindi domani e dopodomani, saremo ad Orvieto, dove sarà in corso un convegno nazionale a cui parteciperanno tutte le aree di centrodestra, quali quelle facendo capo all'ex ministro Mauro, quella facendo capo al professor Schittulli ed altri, per cercare di mettere insieme tutti questi soggetti attualmente privi di una linea comune. Ecco, professor Fiore, con riferimento alla incidenza dei provvedimenti del governo rispetto a Taranto, cosa ci dice? E questa è la parte più importante che più ci interessa, perché questo era giusto l'inciso. Io ho sentito l'analisi corretta, giusta, puntuale, fatta dal senatore Battafarano su quelli che sono i problemi della città di Taranto, la crisi dell'Ilva, la crisi del porto mercantile, la chiusura di Mercegaglia, Miroglio, la stessa Evergreen che va via, uno svuotamento della vocazione industriale di questa città. Io dico, il governo sta cercando di porre rimedio, di porre delle soluzioni alla crisi, ma c'è qualcuno che rema contro. Diceva giustamente il segretario provinciale di Selva, dice l'Ilva è una fabbrica che produce acciaio e che stranamente non viene venduto. Beh, io dico, ma se soggetti quali la Mercegaglia ha l'arroganza di chiedere di poter avere, di poter gestire, di poter acquistare insieme ad una cordata di cui faceva parte l'Ilva, poi acquista l'acciaio all'estero, dico, ma c'è qualche cosa che evidentemente non quadra. La Mercegaglia acquista l'acciaio all'estero quando la Mercegaglia dovrebbe, anche per amor di patria, dico io, anche per amor di patria, acquistare l'acciaio dall'Ilva, se non altro in una zona, Taranto, dove l'impresa Mercegaglia qualche guaio l'ha combinato, insomma, perché, voglio dire, è venuta a Taranto, ha goduto di benefici, e il senatore Battafarano penso che su questo mi può dare atto, ha goduto di benefici, poi è andata via e alla fine, ripeto, ha anche l'arroganza di acquistare l'acciaio all'estero. Ora, i provvedimenti del governo e questa ondata di ottimismo di cui ci parla il Presidente del Consiglio, l'Italia ha ripreso a marciare, l'Italia bisogna vedere dove inizia e dove finisce, perché io ho l'impressione che vi siano due Italie. La doppia velocità, ne dice. A parte la doppia velocità, ma proprio il doppio interessamento.
verso Taranto, chiacchiere, promesse. C'è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, De Vincenzi, che a cui tra un po' daremo la cittadinanza onoraria per le volte che viene, però praticamente i fatti non dimostrano questo, cioè sembra quasi, ecco, che le puntate siano giuste, delle puntate, delle gite in questa città. Si viene, si va via, ma il giorno dopo, evidentemente a Roma, non si mette in pratica quello che si dovrebbe mettere in pratica, perché se no non mi spiego perché, ripeto, le aziende Marcegaglia, Miroglio, Ilva, Porto Mercantile, porto che doveva essere il volano per questa città, porto che 4 anni fa veniva visto come la panacea di tutti i mali, il Porto Mercantile doveva dare lo sviluppo non a Taranto, all'Italia meridionale. Oggi il Porto Mercantile è una cenerentola, è rimasta una cattedrale nel deserto, non è riuscito il Porto di Taranto a intercettare neanche il facilissimo traffico che è scaturito dopo il raddoppio del canale di Suez. Noi dovevamo essere il porto naturale che doveva raccogliere e cogliere i benefici del raddoppio del canale di Suez, e invece il paradosso che il porto di Taranto chiude in occasione, chiedo scusa, e questo evidentemente, ripeto, la dice lunga sugli interessi verso questa città, dove si viene a raccontare, ma poi di fatto si acquista, ripeto, l'acciaio all'estero e il porto di Taranto viene depauperato, facendo sì che anche Evergreen vada via. Qualcosa non parla. Okay. Ora andiamo in pubblicità, al rientro altri temi, c'è la questione immigrazione. Anche alla luce, va analizzato il problema a 360 gradi, anche alla luce dei tragici fatti di Parigi e non solo, ma parleremo anche di una tematica di estrema attualità, quella dei diritti civili, delle coppie di fatto e quant'altro. Pubblicità. Questo programma è offerto da... Stanco di immaginare? Da oggi con il prestito Risolvo Tutto. Finanziamo i tuoi acquisti a condizioni uniche. Da 3.000 a 75.000 euro, TAN 4,80, TAEG 5,43%. Un esempio, 10.000 euro, con 24 rate da 437,82 euro. BCC San Marzano di San Giuseppe. La nostra banca è differente. Messaggio promozionale con finalità commerciali. Prima della sottoscrizione, consultare i fogli informativi disponibili in filiale. Logic Computer, tutto per il personal computer, a Taranto in Via Nizzi 18B, telefono 099 453 3770. 30 anni fa siamo stati tra i primi in Italia ad intravedere un futuro nel personal computer e negli anni successivi a scommettere sui dispositivi mobili. Per questo, nel 1995 abbiamo creato Logic Computer, a Taranto il punto vendita e centro d'assistenza di più lunga data, che trovi comodamente nel cuore della città. Da noi trovi prodotti, soluzioni e supporto per aziende, liberi professionisti, dal grande server alla piccola postazione, dalle periferiche al materiale di consumo. Ma Logic segue da sempre anche i privati, nella scelta e nella soluzione dei problemi dei computer e dispositivi mobili. Tutto con la stessa professionalità e lo stesso entusiasmo di sempre. Logic, una scelta di passione. Caffè Tabacchi Ricevitoria di Simonetti Pietro, via Umbria 186, Taranto. La qualità, l'eleganza e la gentilezza e il sorriso verso il cliente. Un marchio di garanzia, Illy Caffè. Finalmente un bar fornitissimo e ricco di servizi. O Babaluba, la magia degli sconti. Shopping for Credit Point. Puoi acquistare direttamente i coupon senza alcun costo aggiuntivo. Match Point. Vivi con noi l'emozione delle scommesse calcistiche. Vendita biglietti Stadio Iacovone, il fascino della passione rosso-blu, sala slot ed ancora altri servizi, voucher, bollette, post-pay sempre disponibile, aperto tutti i giorni dalle 6.30 alle 21, compresa la domenica. Marturano Materiale Elettrico, via Rintone 23, Taranto.
materiale elettrico civile, illuminazione, antifurti, videosorveglianza e tanto altro. Vendita di lampade LED, serie civili componibili, sistemi di videosorveglianza, materiale per installazione di impianti, materiale per antennisti. Prodotti della Vimarb, Ticino, Gevis, lampade RER, VUTAC, antenne MS e Televes. Illuminazione per interni ed esterni, prezzi competitivi e convenienti. Siamo disponibili per consulenze preventivi gratuiti. Marturano, materiale elettrico, via Rintone 23, Taranto. Non rimanere chiuso nel tuo opificio. Esci, Assomarmo ti aspetta. Assomarmo, la prima associazione delle lavorazioni artigianali del marmo. Via Regina Elena 20 a Taranto. Credi nel rispetto della persona, nell'integrazione sociale, nella valorizzazione delle risorse personali? La cooperativa PAM da anni promuove questi valori nelle diverse strutture dedicate ai minori, agli anziani e ai disabili. Ultimo nato Chicco di Grano 3. Centro diurno socio-educativo e riabilitativo per persone con disabilità. Da noi puoi trovare professionalità ed accoglienza, servizi improntati all'autonomia, sport e tempo libero, partecipazione attiva alle iniziative territoriali, laboratori espressivi e tanto altro. Cooperativa PAM, dove i limiti diventano opportunità. Cooperativa PAM Service, via Minniti 150, Taranto. Scegli oggi il tuo futuro. I Viennesi Group è la scuola ok per i parrucchieri di domani. Scuola parrucchieri, i Viennesi Group. Corsi di formazione professionale per acconciatori, riconosciuti dalla provincia di Taranto e con validità europea. Se la tua voglia di avere successo è tanta, contatta subito i Viennesi Group, la scuola per acconciatori con grandi aspettative. Ci trovi a Taranto in via Plinio 121 e via Dalmazia 91. Telefono 320 81 38 169. www.iviennesigroup.com. Ristorante La Fattoria. La storia, l'eleganza, la tradizione, la qualità dal 1984. Servizio impeccabile, si contraddistingue da sempre per le sue specialità a base di mare, vini selezionati, locale climatizzato, spazi ampi e confortevoli per pranzi, cene di lavoro e per ogni vostra ricorrenza. Servizio catering per le cene a casa vostra. Ristorante La Fattoria, via Abruzzo 9, Taranto. Telefono 099 736 2560. Le bontà di Barbara Salis, via Oberdan 9, Taranto. Prodotti tipici della Valle d'Itria. Latticini freschi, formaggi di mucca, pecora e capra, latte fresco, salumi, pasta fresca e secca, pane casereccio, farine, biscotti, taralli, riselle, oli locali, conserve sott'olio, confetture, miele, legumi, frutta fresca, vini, caffè, pasticceria artigianale, gelati. Le Bontà è aperto tutti i giorni della settimana, dalle ore 8 alle 14 e dalle ore 17 alle 20:30, compresi giovedì pomeriggio e domenica mattina. Riposo settimanale domenica pomeriggio. Le Bontà, qualità e convenienza. Via Oberdan 9 a Taranto. La SD Giovani Crios è una scuola calcio qualificata, impegnata costantemente sul territorio tarantino e della provincia nel settore calcistico giovanile per la formazione degli atleti dai 5 ai 16 anni. La società ospita i propri atleti nella struttura del Matosport di Lama e nella struttura coperta del Palamazzola di Taranto. Vanta uno staff di tecnici altamente qualificati ed iscritti all'albo del settore tecnico FIGC. Organizza amichevoli e tornei nazionali con società professionistiche di tutta Italia. La giovane Crios partecipa già da diversi anni a campionati regionali FIGC nelle categorie allievi e giovanissimi ed è presente su Facebook alla pagina Crios Scuola Calcio e sul sito www.giovanicrios.it. A favore di coloro i quali si sono tesserati con l'USB a partire dal mese di novembre 2015, sconto del 20% per chi effettua un'iscrizione alla Scuola Calcio Crios.
Per informazioni rivolgersi al presidente Giuseppe Lafratta, telefono 328 10 89 905. Cioccolateria Caffetteria Bernardi, a Taranto in via d'Aquino 1 ed in via Abruzzo 31. Cioccolato artigianale, tradizione storica tramandata da padre in figlio, prodotti caratteristici ed esclusivi, frutta varia ricoperta di cioccolato, pasticceria fresca e torte di vario tipo. Non solo cioccolateria, ma anche buffet e catering per tutti i tuoi eventi. Stile e raffinatezza nella presentazione dei prodotti, eleganza dei locali. Bernardi non è solo a Taranto, ma in diverse realtà pugliesi. De Marauto è concessionaria Opel per Taranto e provincia. De Marauto è una società del gruppo De Mariani, presente anche nelle province di Lecce e Brindisi, con i marchi Opel, Volvo, Land Rover, Mercedes e Smart. Qualità, esperienza, convenienza, cortesia e disponibilità verso il cliente. Vi aspettiamo per presentarvi la vasta gamma di autovetture sempre disponibili o per il servizio, assistenza e ricambi altamente qualificato. Nelle tre sedi di Brindisi, Lecce e Taranto, ampia offerta di veicoli usati visibile sul nostro sito www.gruppodemariani.it. Opel De Marauto, via Cesare Battisti 744 a Taranto. Se hai deciso di realizzarti professionalmente nel mondo dell'estetica, allora devi prepararti e impegnarti seriamente. Per questo c'è Formarti, il centro di formazione di Confartigianato, che mette a tua disposizione docenti estetiste con una consolidata esperienza nel campo che ti guideranno sino all'inserimento nel mondo del lavoro. Sono aperte le iscrizioni al corso biennale di qualifica per estetista riconosciuto dalla provincia di Taranto, con costi estremamente accessibili e pagamenti personalizzati. Formarti è in via Cesare Battisti numero 135 a Taranto. Fidati, garantisce Confartigianato. Farmacia Ciccarone. Servizi, autoanalisi, holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma, dermocosmesi, cabina estetica e veterinaria. Via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Telefono 099 33 99 05. Trattoria Pizzeria Zaggeria Nicola in corso Due Mari a Taranto. Si affaccia sul suggestivo panorama del canale navigabile nelle vicinanze del ponte girevole. Esperienza, qualità ed eleganza, cucina tradizionale e specialità tarantine. Tra le prelibatezze, frutti di mare crudi e pesce sfilettato crudo. In autunno anche porcini e tartufo bianco. Ampi spazi e luogo ideale per pranzi, cene, eventi da vivere all'insegna della buona tavola, della convivialità e della raffinatezza del servizio. Un posto meraviglioso dove trascorrere i tuoi momenti più belli e significativi. Semplicemente qualità. Associazione Stella Maris, via di Palma 10 a Taranto. Caffè letterario, arte e cultura. Unione Sindacale di Base, la trovi a Taranto Talsano in piazza Lo Iucco, attività sindacale in tutti i settori, pubblico e privato. Circa 300.000 iscritti a livello nazionale e 2.000 a livello locale. CAF, servizi di base, patronato, assistenza previdenziale, consulenza ed assistenza fiscale, assistenza legale. USB c'è, il sindacato dei lavoratori, fatto dai lavoratori. La pubblicità Sapi SRL dal 2001 con cartelloni pubblicitari sia locali sia nazionali posizionati nei punti strategici della città dà la giusta visibilità per comunicare il proprio messaggio con costi ridotti e risparmi di tempo. Impianti su tutto il territorio nazionale, affissioni, servizi di stampa digitale ed ulteriori servizi per soddisfare le diverse esigenze della clientela. La pubblicità Sapi ha, come partners, aziende del calibro di MD, Scavolini, Guardiani, le Camere di Commercio dell'Artigianato e dell'Industria, Euronics, Eni, Toyota, Troni, Sisa, Liu Zhou, che da anni si affidano a questa azienda per la creazione di tutto il necessario al fine di una corretta pubblicità ed esposizione dei propri prodotti.
Nel centro storico di Taranto, Albergo del Sole. La struttura è composta da due plessi situati entrambi su Piazza Fontana, nel cuore della città vecchia, con affaccio sui due mari. Hotel corredato di tutti i comfort e tecnologie di ultime generazioni e dispone di 26 camere, una sala meeting attrezzata, internet gratuito e ampia zona bar. Albergo del Sole, ideale per soggiorni di lavoro o per una vacanza tipicamente turistica. Albergo del Sole, a Taranto in Piazza Fontana 45. www.albergodelsoletaranto.it. Rieccoci in studio, seconda parte di Polifemo, una trasmissione davvero di spessore molto equilibrata, ma ora affronteremo delle tematiche che ci riguardano perché segnano la cronaca, la tragica cronaca quotidiana. E partiamo dal senatore Giovanni Battafarano. Senatore, parliamo di questione immigrazione, e la questione immigrazione però ha anche un addentellato, un aggancio anche con i tragici fatti di Parigi. Da un lato, per l'amor del cielo, bisogna escludere ogni deriva di natura razzista, e dall'altro però... Dall'altro lato ci sono delle esigenze di sicurezza. Siamo in guerra, come ha avuto modo di dire Hollande. Dunque, se permettete, io vorrei fare una piccola coda alla discussione precedente. Prego. Cioè, le recenti visite di De Vincenti a Taranto dipendono dal fatto che è in corso di elaborazione il cosiddetto master plan per il Mezzogiorno, no? Il quale prevede 8 progetti per le 8 regioni del Mezzogiorno. E poi 8 progetti per 8 città. In Puglia ce ne sono 2, Taranto e Bari. In Sicilia ce ne sono 3, Catania, Messina, Palermo. Poi ce n'è una in Calabria, una in Sardegna e poi Napoli in Campania. Cioè, quindi il fatto che Taranto sia una delle 8 città è un fatto positivo. A gennaio sarà presentato il master plan, che prevede anche degli investimenti, a parte l'Ilva, abbastanza robusti, sulla base dei progetti presentati dalla realtà tarantina. Stamattina abbiamo letto che c'è un finanziamento di 10 milioni di euro per il risanamento dell'area Cemerad, che è un'area inquinata per la presenza di residui radioattivi da parecchi anni. Venendo adesso al problema dell'immigrazione, noi viviamo in un'epoca in cui l'immigrazione è cambiata, abbiamo veri e propri spostamenti di popoli interi. Molti di quelle persone che arrivano in Italia, in Europa, fuggono da dittature sanguinarie e rischiano la morte, molti di loro muoiono nel Mediterraneo, perché fuggono dalla guerra in Siria o dalla guerra in Iraq, dove c'è una realtà, il cosiddetto califfato o ISIS o Daesh, come si chiama, il quale, come dire, distrugge, uccide anche in modo violento e barbaro tutti coloro che non si riconoscono in una cieca obbedienza al dettami dell'ISIS, no? Quindi allora c'è innanzitutto un problema di accoglienza e di solidarietà. Poi naturalmente c'è il fatto che garantire la sicurezza degli italiani, quando si affronta questo problema dobbiamo avere tutti e due gli elementi davanti a noi. Cioè, è inutile soffermarsi solo su uno dei due aspetti, l'accoglienza di quelli che sono perseguitati e naturalmente anche la sicurezza degli italiani. Poi naturalmente sia ben chiaro, non è un problema che dobbiamo risolvere solo in Italia, c'è bisogno dell'Europa, e bisogna dire che dopo lunga insistenza finalmente l'Europa si comincia a rendersi conto che è un grande problema con cui fare i conti. Però le dicevo... Avete visto... Prego, senatore. Nei mesi scorsi che persino la Merkel a un certo punto ha aperto le porte della Germania rispetto, come dire, a un fiume di profughi che questa volta non passa più per l'Italia ma attraverso la penisola balcanica. C'è il arriva rischio diversamente. Però della deriva razzista. La deriva razzista. Allora, questi fatti di Francia, che sono fatti terribili, no? Che conferma la natura sanguinaria di quel regime, cioè dell'ISIS, del califfato, e che rende, come dire, urgente un accordo tra le Nazioni Unite per risolvere finalmente quel problema. Cioè, non basta bombardare, bisogna avere l'idea di che succede nel Medio Oriente un giorno che avremo eliminato, mi auguro presto, il califfato.
che rapporti tra israeliani e palestinesi, tra Iran, che è un popolo sciita come è noto, e l'Arabia Saudita, che segue invece la religione sunnita, che ruolo ha la Turchia, che rapporti tra gli Stati Uniti, l'Europa e la Russia. Se si trova un accordo tra questi attori internazionali e regionali, si potrà anche trovare un assetto finalmente più equilibrato del Medio Oriente. Ma sia ben chiaro, i terroristi che hanno ucciso in modo così selvaggio a Parigi non venivano dai barconi, erano cittadini francesi di seconda, terza generazione che a un certo punto hanno ceduto al fascino di questo verbo omicida che viene appunto dal califfato. Quindi non è un problema che i terroristi vengano attraverso i barconi, sarebbe troppo pericoloso per loro, arrivano in altro modo, viaggiano in aereo o addirittura vivono già in Francia o in Belgio o addirittura in Inghilterra o in Germania e magari anche in Italia. Sono talvolta lupi solitari che accolgono questo messaggio assassino e decidono di compiere un gesto eclatante, sacrificando anche la propria vita, convinti che poi nell'aldilà avranno una ricompensa per questo. Okay. Quindi come dire, il problema va affrontato con grande lucidità. Io poi non sono d'accordo che siamo in guerra, lo ha detto Hollande, grande solidarietà alla Francia per quello che ha subito, ma noi non siamo in guerra, anche perché la guerra è tra stati che si riconoscono. Cioè noi invece abbiamo di fronte a noi un califfato che sta lì, forse che deve essere risolto. Metaforo, la guerra contro la barbarie. Anche guerra contro la barbarie, va bene, contro la barbarie sì, ma la barbarie si combatte in altri modi, no? Si combatte anzitutto mettendo insieme le intelligence dei vari paesi europei, maggiore collaborazione, magari maggiore scambio di informazioni, di dati, in modo da sapere i vari terroristi che sono ricercati dalle polizie di tutta Europa, dove si trovano, come si spostano, che fanno, quali progetti hanno, controllo sulla rete e così via. Quindi, come dire, i bombardamenti sono uno degli interventi, ma se si pensa di risolvere il problema bombardando, siamo punto e da capo. Maurizio Baccaro, segretario provinciale di SEL. Beh, in questa situazione poi c'è anche chi ci sguazza dal punto di vista politico, mi riferisco a Matteo Salvini. Riprendendo poi il suo pensiero al riguardo, riprendendo il pensiero del senatore Battafarano, diceva non siamo in guerra e non si dovrebbe rispondere con altrettanta guerra. Mi pare essere la posizione di una certa fetta di sinistra. E come contrastare un fenomeno che inevitabilmente sembra richiedere e, tra virgolette, giustificare l'uso delle armi? O se no in alternativa come? Perché il problema c'è, è gravissimo, è un'insidia al genere umano. E allora qualcuno dice a mali estremi, estremi rimedi. Io credo innanzitutto che le risposte facili alle domande difficili non ci sono. Quando è accaduto quel fatto tragico in Francia, ci sono stati troppi personaggi, uno lo ha citato prima lei, a me mi riferisco a personaggi strani, che hanno propinato subito facili ricette, sono comparsi sui social a dire che cosa bisognava fare, eccetera. Ora, io credo che la capacità di comprendere determinati problemi è direttamente proporzionale alla velocità con la quale loro hanno risposto a quello che è accaduto, cioè zero. È soltanto un'attività di speculazione politica quella fatta da quel personaggio, ma non voglio andare oltre nel merito di quello che diceva lui. Il punto è un altro. La Germania, ieri mi pare, ha annunciato che non esporta più armi e armamenti verso l'Arabia Saudita. Perché ha ritenuto la motivazione perché quella regione e quell'area è troppo instabile e non c'è una certezza che quello Stato fronteggi Daesh, Arabia Saudita. Sovvenziona Daesh. Diciamo che non lo possono affermare con certezza, no. Evidentemente, dicono invece non abbiamo la certezza che non li contrasti. L'Italia è uno dei principali esportatori di armi verso Arabia Saudita, quindi uno si aspetta che quando si intravede il rischio che ci sia un nemico che possa ferire l'Europa, noi ci riserviamo sempre di questo termine Occidente-Europa, non gli diamo più le armi, non gli diamo più
i soldi si finanzino attraverso il petrolio. Il petrolio va estratto, va messo nei barili, va trasportato con le navi petroliere e mi pare ovvio che qualcuno lo compra questo petrolio. E a me non risulta che ci sia stata una levata di scudi contro l'acquisto di petrolio da parte di Daesh. Quindi dovremmo fermare l'approvvigionamento di petrolio per non dargli soldi, non vendere più le armi agli stati che gliele passano, e poi probabilmente dovremmo partire dal vedere chi è che oggi sta combattendo a terra da anni l'offensiva dell'ISIS, e mi riferisco ai curdi che stanno combattendo, sono l'unico esercito a terra che sta combattendo l'ISIS. È un membro della NATO, la Turchia, bombarda invece il popolo curdo da mesi e noi non diciamo nulla. Quindi, diciamo, Hollande, anche questa è un'altra idea d'Europa sbagliata, l'Europa ha perso un'altra occasione per provare a ragionare, perché quando uno Stato, e capisco l'emotività della Francia, del Presidente della Francia, ma che uno Stato dice siamo in guerra e parte da solo a bombardare, è un errore. Perché nel momento in cui l'ISIS si è autoproclamato, un califfato autoproclamato, e è andato a, diciamo, erigere il suo califfato proprio lì dove noi abbiamo creato dei vuoti, con la guerra in Iraq, con la guerra in Afghanistan, con la guerra in Libia, con, diciamo, il lasciapassare per Assad, va bene, in Siria, è evidente che noi, andando a bombardare, loro hanno creato questo, facendo cosa? Occupando quei punti, con tutti i soldi che prendono grazie ai nostri sovvenzionamenti, cioè vendendogli le armi ai paesi intorno e comprando il petrolio, loro possono fare un welfare fortissimo. Quindi chi milita oggi nell'ISIS è strapagato, molto di più dei soldati che militano negli eserciti degli stati, dei nostri stati. Le loro famiglie vengono accudite, vengono curate, cioè questi conquistano socialmente i territori. Allora come si fa? Andando a bombardare dove ci sono magari anche civili, facendo così non si fa altro che creare ancora di più una fidelizzazione all'ISIS da parte di quelle figure. Poi diciamo, provo a fare un altro pezzo di ragionamento. Uno dei terroristi, degli attentatori di Parigi, è partito dalla Francia, si è recato prima in Turchia e poi è andato in Siria e poi è ritornato in Belgio, poi in Francia, e diciamo ha prodotto un pezzo di quella strage. Ora, ma non vi sembra paradossale che noi parliamo di bombe, parliamo di aerei, parliamo di guerra, quando non siamo neanche stati in grado di ragionare, di controllare banalmente il passaporto di una persona che se ne va dalla Francia e va in Siria e poi ritorna in Francia? Basta avere un meccanismo di intelligence un po' più completo e magari certe cose si riescono anche a prevenire. Quindi prima di fare gesta che non faranno altro che rafforzare lo stato del califfo e il suo potere, diciamo, ideologico nei confronti del suo bacino di consenso, noi dovremmo ragionare di come isolarli. Da che mondo in mondo le guerre si vincono andando a sottrarre viveri all'esercito avversario, non pagandoli per farli acquistare, come facciamo noi. Quindi dovremmo ragionare di questo prima. Prima di dare la parola al professor Fiore, un altro spunto di pubblicità verbale. Queste trasmissioni, come tutti sapete, sono autofinanziate ed autogestite, non riceviamo sovvenzionamenti pubblici e quindi viviamo delle nostre idee e della sensibilità dei nostri sponsor. Uno dei nostri sponsor è Eventi di Rosaria e Stefania Gargasole, via Cacace 341, Talsano, Taranto. Vedete queste prelibatezze, vedete questi confetti che veramente fanno venire. Lo vede Pattafarano? Vuole che gliene offra una? Grazie. È per la par condicio, se no poi qui uno al Simone Maurizio Baccara, l'altro al professor Fiore. Dicevamo Eventi che ci ingolosisce con confetteria, con creazioni di Sulmona, con dolceria, con articoli e liste regalo e con bomboniere. Ecco, guardiamo di nuovo Eventi, qui abbiamo il logo, abbiamo queste prelibatezze e ovviamente qui dolce evento, mix frutta dei confetti,
appunto assortiti e ripieni di frutta. Era doveroso. Bene, chiusa questa parentesi pubblicitaria, ritorniamo al problema immigrazione e quindi siamo con il professor Angelo Fiore. La posizione dell'area Giovanardi e la sua ovviamente. Allora, intanto il problema ha un duplice aspetto. Uno è quello dell'immigrazione di tanta povera gente che mai come in questo periodo ha sentito la necessità, l'esigenza vitale di dover lasciare il proprio territorio per trovare un altro luogo dove poter vivere. E è un problema oramai di natura biblica, perché noi siamo stati abituati alle immigrazioni parziali di centinaia, migliaia di persone che si spostavano da un territorio ad un altro, ma mai come in questo tempo lo spostamento di intere popolazioni, centinaia di migliaia di persone che cercano un luogo dove poter vivere. Scappano sicuramente dalla guerra, perché la maggior parte di questi vivono in paesi di guerra, paesi dittatoriali, dove in effetti non c'è la possibilità di poter avere un futuro. Ma principalmente scappano anche dalla miseria. Uno dei problemi che sicuramente è all'origine di queste immigrazioni è sicuramente il fattore economico, mentre il fattore guerra, il fattore dittatoriale, diciamo che è la scintilla che poi costringe queste persone ad andare via. E allora in questo contesto si inserisce oggi l'ISIS, che approfittando appunto di un disagio generale che si vive in quei territori, in particolare appunto nella zona della Siria, dell'Arabia, e preso in mano la situazione e hanno cominciato a dettare regole, ad imporsi su territori con la pretesa di espandere appunto il loro dominio, e nella speranza appunto che popolazioni che per decenni, per secoli sono state sottomesse possano diventare la loro forza. Ma questo evidentemente, io dico, non sarà così, perché oggi sicuramente loro vivono, a mio parere, all'apice della loro, tra virgolette, fortuna, nel senso che hanno raggiunto il punto massimo. Io dico che è il punto di caduta, perché con quello che è successo in questi ultimi giorni, evidentemente c'è stata e c'è una presa di coscienza da parte di tutto il mondo islamico della feroce e della barbarie di questo soggetto politico, che altro non è che un dittatore che vuole sfruttare appunto i popoli per dettare le proprie regole. Ora, quello che è emerso in questi giorni, nell'immediatezza dei fatti, nella commozione generale, sicuramente un po' tutti ci siamo lasciati andare a parlare di guerra. Lo stesso Hollande, subito dopo il tragico fatto del 13 di questo mese, ha parlato: gliela faremo pagare, li staneremo ovunque. Una cosa dettata anche sicuramente dall'emozione del momento, dalla disperazione, dalla rabbia, no? dalla,
dal senso, io dico anche di impotenza in quel momento, a poter ragionare, perché noi siamo, che se ne pensi, noi comunque rappresentiamo la civiltà, rappresentiamo popoli che hanno passato nei secoli, sicuramente hanno vissuto in periodi barbarici, ma sicuramente non a questo livello. E quindi noi oggi rappresentiamo la civiltà. Per noi questa è qualcosa di inconcepibile. Il sacrificio della propria vita per la soppressione dell'altrui vita, il dover dettare regole di coercizione, sono lontani dal nostro modo di pensare. E quindi ci trovano impreparati. E la prima cosa, tutta l'Europa, la stessa America, la stessa Russia, hanno parlato di guerra, ma così non sarà. È chiaro che però bisogna, oggi il nostro ministro della difesa, Gentiloni, ha detto: noi non dobbiamo fare la guerra, noi dobbiamo difenderci da un attacco, perché noi stiamo subendo degli attacchi e sicuramente a questi attacchi noi non possiamo restare inermi, altrimenti ci distruggono. Quindi è chiaro che dobbiamo avere una reazione. Allora, mi chiede il dottor Abbate qual è la nostra posizione. Beh, la nostra posizione indubbiamente, torniamo all'immigrazione, la nostra posizione indubbiamente è quella della massima apertura e disponibilità verso gli immigrati, facendo però un distinguo che è fondamentale. C'è una doppia immigrazione, c'è quella di natura economica e c'è quella di natura politica. E allora noi ai rifugiati sicuramente massima disponibilità, massima apertura. All'immigrazione di natura economica noi non è che diciamo no perché siamo contro queste persone, però facciamo un attimino mente locale. Noi abbiamo seri problemi in Italia verso i nostri concittadini, senza nulla togliere agli altri, perché io personalmente posso dire che ho una mentalità molto più aperta di essere un apolide, sono un cittadino del mondo, non faccio distinguo, non pongo barriere, non dico io sono italiano, tu sei congolese o francese o tedesco, però qui dobbiamo fare un attimino mente locale e ragionare e pensare che abbiamo grossi problemi nella nostra Italia, non guardiamo l'Europa ma guardiamo la nostra Italia, dove abbiamo seri problemi di occupazione, abbiamo seri problemi per quanto riguarda il welfare in generale, le case per chi ne ha diritto, solo Taranto ha migliaia di famiglie, un paio di migliaia forse di famiglie che chiedono una casa e non la hanno, e una disoccupazione che a Taranto fra i giovani supera forse il 40%, ma non ne parliamo poi fra gli ultra cinquantenni, okay. La disoccupazione, allora le nuove povertà, allora abbiamo seri problemi. E immaginare di aprire le braccia a tout le monde significa evidentemente non considerare e fare danni, attenzione, anche a chi viene, perché guardando proprio Taranto, io ho visto in questi giorni, in questi ultimi mesi, per esempio, dove alloggia la maggior parte di questi poveri immigrati, messi nelle palestre, senza la possibilità di farsi una doccia, di avere un minimo di riservatezza, di avere un, non dico la privacy, perché sarebbe una cosa, parolone. Proprio un parolone, ma un minimo di riservatezza. Allora dico, cosa facciamo? Allora, cerchiamo di porre le basi. Ecco, l'Europa, insieme all'America, alla Russia, il mondo occidentale, fatto salvo questo periodo di grande tensione che sta creando l'ISIS, fatto salvo questo periodo, deve poi però mettersi intorno a un tavolo e capire
non tanto quello che, per carità, io mi ricollego a quello che dice il senatore Battafarano circa i rapporti religiosi, evidentemente, che esistono in quei luoghi, ma parlare proprio del problema economico che è alla base di tutto, il problema della sopravvivenza. Cioè questa gente ha bisogno ancora di risolvere, di salire il primo gradino della scala di Maslow, cioè la sopravvivenza. E allora se non possono sopravvivere, scelgono la morte o l'ipotesi di morte, perché non sanno come andare avanti. Professor Fred, dobbiamo andare in... Allora risolviamo, abbiamo il dovere di risolvere innanzitutto questi problemi. Poi ripeto, accogliamo sicuramente i rifugiati politici perché è nelle cose, per gli immigrati economici dobbiamo cercare delle soluzioni che nell'immediatezza dei fatti sicuramente sarà anche l'accoglienza, ma poi non possiamo tenerli qui da noi. Un altro piccolo spunto di pubblicità, ed è un'iniziativa davvero bella, perché poi quando imprenditorialmente qualcosa si muove, la cosa ovviamente non può che rallegrarci. Intendi realizzarti professionalmente nel mondo dell'estetica? Allora devi impegnarti seriamente e prepararti dalle basi, adesso puoi riuscirci davvero e ad un costo molto conveniente con Formarti, corso biennale, qualifica di estetista, 1800 ore formative ai sensi della legge 1 del 90, riconosciuto dall'ente provincia di Taranto, pagamenti rateali e personalizzati. Formarti, il centro di formazione di Confartigianato, mette a tua disposizione il prestigio e l'esperienza di uno staff di docenti composto dai più affermati istituti di estetica operanti sul territorio per un approccio diretto alla professione e al mondo del lavoro. Avere le basi giuste è fondamentale per lavorare correttamente e nella legalità. Se hai deciso di diventare estetista, affrettati. Informazioni ed iscrizioni, Formarti, centro di formazione professionale, via Cesare Battisti 135 a Taranto. Come vedete, una realtà imprenditoriale in movimento, in fermento, verso nuove professioni all'insegna della legalità e della sicurezza. È il bello della diretta. All'inizio della trasmissione avevamo annunciato che avremmo tentato un collegamento con il senatore Carlo Giovanardi per parlare con lui di immigrazione e parlare anche del discorso relativo al riconoscimento dei diritti civili. Sembra, mi dicono dalla regia, che ci siamo. Senatore Giovanardi, buonasera. Sì, buonasera. Grazie per averci concesso qualche minuto. So che lei era impegnato in un convegno, quindi le rubiamo solo qualche minuto. Intanto il suo pensiero relativamente ai fatti tragici di Parigi e la linea che la comunità europea e non solo dovrebbe attuare. Hollande, come detto, è stato molto duro, siamo in guerra. La sua posizione è la posizione della sua area? Guarda, la mia generazione, io sono nato nel 50, è una generazione che ha goduto di libertà, di democrazia, di sviluppo, di progresso, grazie al sacrificio degli eserciti alleati che hanno liberato l'Italia dai nazisti, dal fascismo. Oppure nel Giappone è stato piegato l'imperialismo giapponese. E quindi la libertà ha avuto un prezzo. E credo che oggi, davanti a questa sfida globale, davanti a questo terrorismo inumano, l'Occidente, gli Stati Uniti, i paesi europei devono avere il coraggio, insieme anche ai paesi arabi che vogliono svolgere questa attività, di sradicare, così come venne sradicato il nazismo, questo fondamentalismo aggressivo, che è veramente un pericolo per l'umanità. Anche quindi facendo ricorso all'uso delle armi, mi par di capire. Evidentemente, se qualcuno mi dice che l'uso delle armi non serve, mi deve spiegare come il nazismo è stato battuto, come fortunatamente non viviamo sotto l'incubo di una Germania nazista e quindi della follia del nazismo, mi dovrebbe spiegare come dovevano fare gli alleati a piegare Hitler se non con la forza delle armi. Senatore, colgo l'occasione anche per affrontare con lei un tema che eravamo prossimi a
a considerare in studio la questione dei diritti civili. Il governo si avvia a determinati riconoscimenti relativi alle coppie di fatto. Sappiamo la sua posizione abbastanza ideologizzata, sembra quasi esserci una, tra virgolette, guerra, una conflittualità tra diverse culture. No, scusi, sarei io che ho la posizione ideologizzata? No, dico, da entrambe le parti ci sono delle posizioni molto marcate, sia da una parte sia dall'altra. A me sembra di no, a me sembra di no, perché noi vogliamo il riconoscimento pieno di tutti i diritti e di togliere ogni discriminazione a qualsiasi convivenza di fatto, sia uomo uomo, donna donna, uomo donna o magari di solidarietà. Loro vogliono invece introdurre con le unioni civili, che noi chiamiamo incivili, il matrimonio gay in Italia, perché quello che ha scritto la Cerindà corrisponde esattamente al matrimonio. Perché? Perché vogliono i figli, quindi vogliono attraverso l'utero in affitto e attraverso l'acquisto dei fattori della produzione assemblare dei bambini, assemblare, comprarli, perché all'estero con 100.000 euro si può comprare i fattori della produzione e trovare una poveretta che per bisogno fa per 9 mesi la gestazione, poi gli viene preso il bambino. Allora noi diciamo che c'è un limite, che i bambini non si comprano, i bambini non si vendono e i bambini hanno il diritto sacrosanto di avere un padre e una madre. Ecco, questo è il limite che noi mettiamo. Senatore, però in molti paesi europei assistiamo a tali provvedimenti, a tali scelte governative. Penso soprattutto ai paesi nordici. No, ma noi possiamo assistere in paesi europei anche al ritorno della schiavitù. Cioè, voglio dire, se qualcuno mi dice che la compravendita di parti di corpo umano e la vendita di una donna che per 9 mesi fa la gestazione, poi suo figlio gli viene preso e pagato, torniamo esattamente ai tempi della schiavitù, quando il figlio della schiava era una cosa che era nella disponibilità del padrone. Ma non mi sembra un grande passo in avanti. In più quel bambino si troverà a avere a che fare con due padri o con due madri, senza sapere chi è il padre, o con la madre che è stata eliminata e comprata. Cioè, non mi sembrano dei grandi orizzonti di civiltà questo, mi sembra proprio una roba incivile, ripugnante alla coscienza di chiunque creda alla libertà della persona umana. Ok, senatore, io la ringrazio per la disponibilità. Quando si troverà in Puglia e ha un validissimo alfiere, uno strenuo rappresentante nel professor Angelo Fiore, ci farebbe piacere averla ospite in un dibattito, saremmo ben lieti di farsi. Beh, verrò volentieri, grazie a voi e salutatemi Fiore. Grazie. Grazie, arrivederci. E allora è stato un'intervista telefonica che, come dire, dà la stura al dibattito di questo 15-20 minuti, questi 15-20 minuti che ci restano. Il suo commento, Battafarano? Dunque, l'Italia, rispetto a quello che ha detto Fiore, mi riferisco soprattutto quello che ha detto Giovanardi. Vi identifico, Fiore, un lapsus. No, mi riferivo soprattutto al discorso dei diritti civili. Dunque, l'Italia è l'unico paese europeo che non ha legiferato in materia. C'è anche una censura della Corte di Giustizia europea. Quindi io mi auguro che lo si faccia presto. Invito anche ad affrontare il tema, come dire, senza esporre bandierine, ma senza neanche fare allarmismi inutili. Non è in discussione l'utero in affitto, non è in discussione l'assemblaggio di bambini, espressione che ha usato il senatore Giovanardi che non corrispondono alla realtà. Cioè io inviterei ad affrontare il problema con grande serietà. Stiamo parlando di riconoscimento di unioni civili, non di equipararle al matrimonio, no? Però riconoscere a persone che hanno caratteristiche tali per cui da tempo vivono insieme e in ogni parte del mondo sono stati riconosciuti i diritti di assistenza, i diritti previdenziali, i diritti di educare i figli. Affrontiamo questo tema sapendo che non c'è da obbligare nessuno. Mi ricordo quando tanti anni fa ci fu il referendum sul divorzio, c'era una parte degli italiani che era assolutamente contrario, quando il costume degli italiani era cambiato, e noi dicevamo: guardate che non si tratta di imporre il divorzio,
Io sono felicemente sposato da tanti anni. Da quanti anni? Da parecchio. Giusto per drammatizzare. Non si dice. Non avevo bisogno del divorzio, ma volevo permettere a chi ne aveva bisogno di farci ricorso. Però è un po' diversa la cosa. Ma non c'è dubbio. Ma perciò io dico, dobbiamo parlare di un riconoscimento delle unioni civili, più o meno il modello tedesco anche in questo caso, non dei matrimoni. Ecco, perché mi pare di capire che Giovanardi solleva degli allarmismi eccessivi. Evidenziava quasi una violenza allo ius nature. Sì, io mi auguro che al Senato, dove il provvedimento è incardinato, ci sia da parte di tutti, da una parte e dall'altra, la ricerca di una soluzione equilibrata, che non significa compromissoria in senso negativo, che si tenga conto delle visioni anche diverse che ci sono su questo tema, ma che finalmente si riconosca questo diritto alle persone che ne hanno bisogno, evitando, ripeto, di fare allarmismi inutili. Ormai siamo alla scadenza e quindi i diritti sono una cosa, gli uteri in affitto sono un'altra. Anche io sono contrario agli uteri in affitto, ma non dobbiamo usare questo argomento per bloccare una legge che è matura da anni e che ha fatto dell'Italia un fanalino di coda in Europa. Okay. E allora, Maurizio Baccaro, il senatore Giovanardi ha evidenziato quella che sarebbe, a suo modo di vedere, la normalità. Dice, vedere un bambino con due mamme o due papà sarebbe un qualcosa che andrebbe contro la natura delle cose, il diritto naturale. Paventava uno stravolgimento della realtà naturale delle cose, con effetti anche sui più piccoli. Ma la realtà naturale delle cose è sempre, diciamo, soggettiva. Ognuno può vedere la normalità in quello che è il suo piccolo mondo, qualcun altro la può vedere in quello che è un piccolo mondo anche se, diverso da anche quello se di qualcun altro. Mi permetta questo latinismo battafarano, diciamo che la maggioranza, la normalità sarebbe l'id quod plerunque accidit, ciò che accade il più delle volte per tutti. Io credo, questa è almeno, dice, secondo una statistica, una maggioranza, no? Un gatto nasce con una coda, poi se ne ha due è un'eccezione. È esattamente questo il problema. Quando si cerca di normare e di definire normalità quella che è la maggioranza di fatto o la maggioranza conosciuta, la maggioranza costituita, la maggioranza esibita, diciamo, in tutti i settori, è proprio in quel momento che vengono meno i diritti delle persone. Perché la storia dell'uomo e la storia delle società civili è fatta delle persone, delle minoranze che avevano meno diritti e che hanno lottato per averli. Oggi noi siamo nel 2015 ancora a parlare di una questione dove nel resto del mondo, tranne dove ci sono fondamentalismi religiosi, è risolta. Ora, il problema di stare a impedire che l'amore abbia un suo compimento in tutte le forme giuridiche che il codice civile riconosce a tutte le persone che si vogliono bene per motivi, diciamo, di convinzioni religiose, è secondo me un errore. Ed è questa la cosa che dice il senatore Giovanardi, che io per carità rispetto, ma non posso condividere, perché io ritengo che quando due persone si amano, a prescindere dal sesso che hanno, quando due persone vogliono costruire un progetto di vita insieme, devono avere gli stessi diritti di accesso al welfare, gli stessi diritti di poter assistere il proprio caro, gli stessi diritti di successione e anche gli stessi diritti alla genitorialità. Perché guardate, a me fa un po' sorridere vedere famiglie dove magari il marito sfigura la moglie con l'acido o viceversa, alle quali non è messo in discussione il diritto alla genitorialità, e due persone dello stesso sesso alle quali viene messo in discussione il diritto alla genitorialità. Cioè, piuttosto che avere un bambino per strada, piuttosto che avere un bambino in un orfanotrofio, piuttosto che avere un bambino cresciuto da due mostri, voglio dire, si vuol negare di avere due genitori dello stesso sesso. Mi sembra Angelo proprio. Fiore, la sua posizione. Ma la posizione è chiara, come gliel'ha spiegato, ha espresso il senatore Giovanardi, le nostre perplessità sulla legge.
è corretto quello che dice il senatore Battafarano, siamo l'unica nazione in Europa a non avere una legge che regolamenti le unioni civili fra soggetti dello stesso sesso. Noi non siamo contrari a questo, però diciamo due cose fondamentali. Allora, innanzitutto abbiamo una legge che oggi approda al Senato, quindi in spregio a qualsiasi a qualsiasi regola di decenza parlamentare, ecco, di decenza parlamentare, il disegno di legge viene tolto alla Commissione e portato in aula per l'approvazione, e soltanto perché il nuovo centrodestra, e quindi in questo caso anche il senatore Giovanardi, sono contrari a questo tipo di formulazione della legge, quindi non al principio dell'unione civile. Ma la stessa Cirinnà ha in un certo senso smentito e dato ragione al senatore Giovanardi quando ha accettato e fatto proprio il primo articolo della legge, che io ho qui, ho il disegno di legge, capo primo delle unioni civili, articolo 1, le disposizioni del presente capo istituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale. Cioè la stessa Cirinnà riconosce che il matrimonio, direbbe il nostro buon Renzi, non sa da fare. Perché tanto lo diceva Manzoni quello. E il buon Renzi. Però, io ho capito Renzi. No, ha detto Renzi. No, ho capito male. Ma non lo diceva Don Abbondio. Ecco, vabbè. Non professore, lei lo diceva Don Rodrigo, non Don Abbondio. A Don Abbondio, sì, questa... No, non c'è usato. Diciamo a Don Rodrigo quello che è di Don Abbondio. Dove c'era Don Rodrigo, era quello contro. Allora, non sa da fare. Allora, la stessa Cirinnà dice, è una specifica formazione sociale. Ed è un'introduzione fondamentale della legge, che però nella legge non è conseguenziale. Perché se poi prendiamo l'articolo 3... al quarto capoverso, e beh, se uno è contrario è perché deve motivarlo. No. Al quarto capoverso dice: le disposizioni che si riferiscono al matrimonio, quindi prima parliamo di specifiche formazioni sociali, articolo 2 della Costituzione, poi andiamo al matrimonio, articolo 29 della Costituzione, dice: e le disposizioni contenenti le parole coniuge e coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di quel periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni del titolo secondo, non ci riguarda comunque. Cioè praticamente prima ci dicono che non è un matrimonio, poi ci dicono però che tutto quello che riguarda il matrimonio si applica a queste unioni, e quindi le perplessità di Giovanardi, perché noi abbiamo una perplessità e chiaritecela e introduciamola e diciamo che, perché questo si chiede, cioè noi siamo favorevoli e non vogliamo discutere e non vogliamo essere considerati confessionali, perché parliamo, noi non stiamo difendendo una posizione religiosa, noi stiamo dicendo semplicemente siamo contrari all'utero in affitto, perché per quanto ci riguarda a questo si arriverà. E lo stesso segretario provinciale di Senna, quando ci parla di genitorialità, ci dice espressamente che quello che le perplessità di Giovanardi sono vere. Altrimenti non vedo come due uomini possano generare un figlio o due donne possano generare un figlio. Allora, ognuno, entrambi, avranno bisogno di una terza persona, di un terzo soggetto che andrà a stravolgere il rapporto e genererà poi dei soggetti che oggi noi non stiamo difendendo, ma stiamo, li stiamo in un certo senso Io solo per notare che lunedì scorso la cattolicissima Irlanda ha riconosciuto
il matrimonio a coppia per le persone anche dello stesso sesso e riconoscerà i matrimoni anche contratti al di fuori dello Stato irlandese. Attenzione, il senatore Giovanni Lanardi ha detto che è contrario al matrimonio tra persone dello stesso sesso, ha parlato solo di unioni civili. Di unioni civili, quindi, benissimo. Ma può, è può proprio anche passare, su un altro livello. Guarda, non è il... Allora, il... Non passa il termine matrimonio, cioè, non passa il termine fecondazione assistita, di altre perché cose, matrimonio è detto nella legge. Dobbiamo andare in conclusione perché presuppone poi una serie di diritti, comprese la generalità, compresi tutte quelle cose che evidentemente sono per quanto ci riguarda, però non è nella legge. Per quanto ci riguarda, sono contro natura. Allora, benvengano le unioni civili, per carità, benvenga la salvaguardia dei diritti, benvenga, diciamo anche. Benvenga anche la reversibilità, per carità, a certe condizioni naturalmente. No, perché i parlamentari ce l'hanno la reversibilità. No, dico, benvenga anche con persone dello stesso benvenga sesso. Anche... Però le persone normali no. Quelle non... Vabbè, benvenga anche la reversibilità a certe condizioni. Okay. Perché bisogna... Ma parlare però di matrimonio, così come è concepito dalla nostra Costituzione... Ok, non siamo d'accordo. Un'ultima, proprio 10 secondi a testa, perché sennò ci cacciano. Il candidato... ideale del centro-sinistra, siamo passati da un argomento a Taranto, perché a Taranto era un argomento che mi era sfuggito quando abbiamo fatto l'analisi politica. Si vota tra un anno e mezzo, Abate, hai una fretta eccessiva, permettiamo che il mandato si concluda regolarmente. E voi? Col PD? Credo che, insomma, il 2017 ci vorrà ancora del tempo. Stefano, come... Stefano, noi abbiamo avuto una posizione chiara, le abbiamo detto. Ma c'è Stefano, è il sindaco di Taranto, si vede a Taranto. Stefano è al secondo mandato, non può fare il terzo. Meno male. Questa è la diciamo, ragione. Ora io do soltanto 10 secondi, ma noi per esempio vogliamo parlare delle problematiche di Taranto. Abbiamo chiesto al sindaco di Taranto, tempo fa, è uno dei motivi per i quali oggi non lo sosteniamo ufficialmente, di non privatizzare l'AMIU, ma di farla rimanere pubblica, di fare il revamping di quell'impianto, ma di passare da incenerimento, quindi da recupero di energia, a recupero di materia. Questi sono gli elementi di cui vorremmo discutere, perché il resto poi sui nomi... Il centro-sinistra, tra l'altro, non esiste più in provincia di Taranto, lo posso dichiarare ufficialmente, dopo che il PD sostiene Tamburrano in provincia. A questo proposito, professor Fiore, ma questo Tamburrano sta spadroneggiando? Cioè, si era paventata l'ipotesi di un Tamburrano candidato sindaco di Taranto? Cioè, dovevamo mettere il candidato sindaco di Massafra, che ha terminato, che terminerà il suo secondo mandato, e lo dobbiamo importare a Taranto, In un'ipotesi di, almeno stando a certe indiscrezioni, di un fritto misto centro-destra, centro-sinistra, mascherato con l'espressione larghe intese. 10 secondi. Seguiamo le fantasie. Gossip politico, allora, elettorale. Intanto mancano effettivamente 18 mesi alle elezioni, quindi è prematuro e significa proprio tirare i piedi a Stefano. No, è giusto. Al quale io vorrei augurare di poter lavorare in questi ultimi 18 mesi in maniera serena per poter portare a termine 3-4 grossi problemi della città. Allora lasciamolo lavorare e non gli mettiamo frette addosso, perché altrimenti davvero lo distraiamo. Ipotesi Tamburrano. Ma l'ipotesi Tamburrano, su questo penso sia un problema che ha sollevato l'altro giorno Forza Italia, penso sia un problema interno loro, perché... ci azzecca il sindaco di Massafra con Taranto? Beh no, attenzione, come diceva giustamente il segretario provinciale di Sede, qui non dobbiamo parlare tanto di uomini quanto di programmi. Se viene un sindaco da Canicattì o da Trieste o da Genova a Taranto, un candidato sindaco con idee buone, valide, una persona capace, beh a me non dispiace insomma. Noi vogliamo una persona che sia in grado di risolvere i problemi della città. Poi, in un mondo globalizzato, in un mondo nel quale noi stessi, il senatore Battafarano, che stasera è qui, tarantino verace immagino, però vive la gran parte del suo tempo a Roma, e quindi, però è tarantino, e se dovesse essere candidato a Roma, in qualsiasi, non sarebbe uno scandalo, ma evidentemente sarebbe il riconoscimento di una sua capacità a fare. Allora io dico, noi dobbiamo cercare non tanto un nome in questo momento, quanto cercare
mettere in campo degli obiettivi, darci dei termini e dire Taranto ha bisogno di questo. Fatto questo, poi ne uscirà un nome che sarà la sintesi e la capacità a fare a mettere in atto quegli obiettivi. Bene, una magari puntata. Ci vediamo il 23 novembre del 2016 su questo tema. Non prima? No, tra un anno. Allora io prendo nota e. Così come siamo tutti. Bene, è con piacere. Bene, e abbiamo sforato di brutto. Chissà cosa ci dirà Viva la Puglia Channel, ma speriamo bene. E allora ringraziamo il senatore Giovanni Battafarano, grazie a voi e buonasera. Segretario nazionale dell'Associazione Lavoro e Welfare. Ringraziamo Maurizio Baccaro, segretario provinciale di SEL Sinistra Ecologia e Libertà. Ringraziamo il professor Angelo Fiore, coordinatore provinciale di Taranto dei Popolari e Liberali. Una grazie bella puntata che si è arricchita dell'intervento, condivisibile o meno a seconda delle opinioni del senatore Giovanardi, ma abbiamo voluto parlare di temi locali e di temi nazionali. Questo è il mio modo di fare televisione, questo è Polifemo, questo è l'Occhio di Abate, l'informazione libera, la TV senza padroni. Ci vedremo venerdì prossimo, stessa ora. Che dire, viva la libertà di informazione.